Yes. Dirty dog. Ragazzi, che bello, finalmente si può uscire, si può andare in giro, possiamo fare quello che ci pare, siamo liberi di ubriacarci nei locali, liberi di andare a messa. Peccato però che cinema e teatri ancora sono chiusi. Allora come si fa? O vanno a fare la stand up in chiesa? Oppure possono continuare a farla da casa? Il primo comedian ha provato più e più volte a fare il chierichetto, ma inspiegabilmente è stato sempre rifiutato. Quel genio malefico di Pietro Casella. Abbiamo passato la primavera in quarantena e ci siamo subito resi conto di come gli animali sono tornati a farci compagnia. Abbiamo visto i delfini a Venezia, le balene a Rimini, ma anche i pittoreschi cinghiali qui in Liguria, che li troviamo ovunque, anche in fila dal Tabacchino. Adesso però si può uscire di nuovo ed è arrivato il momento di riprenderci tutto quello che è nostro. Con la violenza, se necessario, ma anche superfluo. Però ovviamente nasce la domanda, ora che possiamo uscire, cosa si fa d'estate dopo una pandemia? Probabilmente per stare lontani dalle folle ci divideremo tutti in delle piccole comuni, quindi torneranno gli hippie, quindi la mia anima morirà, perché se sono costretto a fare un'altra cena di famiglia di qualsiasi tipo entro il 2040 io mi strappo le unghie e dipingo le pareti con il mio sangue. Ecco, quest'estate sicuramente risponderemo a un'antichissima domanda. Le donne vogliono scopare, perché non so voi, ma tutte le fiction, le settimane enigmistiche, anche i Gratta e Vinci con cui sono cresciuto, mi hanno sempre insegnato che il sesso è una cosa che piace solo a noi uomini, che lo facciamo tutti male e che qualsiasi durata dell'amplesso inferiore a tutta la notte è incredibilmente insoddisfacente. Però adesso è da febbraio che nessuno scopa, raga, era tutto chiuso. Pub, discoteche, anche le piazzole dove i ragazzini con la mia corporatura si fanno chiavare dai camionisti. Quindi quest'estate le opzioni sono due. Uno, le donne non vorranno scopare, e io avevo ragione. Due, le donne ci metteranno tutti in fila come bestie a un mercato di bestie da soma e ci controlleranno i denti e ci tasteranno i coglioni per vedere chi è sano e quegli scelti saranno messi in quarantena per 2 settimane per sicurezza e una volta usciti saranno usati come tori da monta. O scoiattoli da monta nel mio caso, forse non mi conviene un sacco uscire quest'estate, però ecco, io ho una richiesta da fare personale, da fare allo Stato, ed è per favore ridateci le piscine, anche all'aperto se volete, però veramente io non vedo l'ora di poter ricominciare a gustarmi quei buonissimi toast fatti di amianto e polistirolo del baretto, che poi sono solo la punta dell'iceberg. Perché vedete, io trovo che sia proprio sensato volersi buttare in una pozza gelata di piscio di vecchi e bambini, per di più indossando categoricamente quel costumino che ti descrive bene bene il cazzo, però bello rappreso dal gelo, così puoi fare quelle sonore figure di merda che temperano il carattere. Poi lo spogliatoio, raga, lo spogliatoio che bello è! È il sogno di ogni giovane uomo essere nudo circondato da vecchi nudi. Poi certo, non sei obbligato ad essere nudo nello spogliatoio, puoi anche cimentarti nella fantastica tolkieniana avventura di tenere su l'asciugamano mentre ti togli il costume e cerchi di metterti le mutande, solo che non ci sarà tipo un simpatico ed eccentrico mago ad aiutarti, ma solo degli ottantenni che ti prendono per il culo. Un altro problema di questa tecnica poi è che ti spunterà sempre almeno un coglione, questo pezzo lo dedico alle donne, e il coglione così però attira molto di più l'attenzione per tutta la legge del vedo non vedo, e se tra l'altro è il tuo coglione peggiore quello che spunta, perché abbiamo tutti un coglione peggiore, la tua reputazione coi vecchi maiali è nel cesso. La piscina, il mio grande amore del mondo di ieri, si chiude poi con un ultimo bellissimo regalo, che è pagare 1 euro, 2000 lire, per avere il privilegio di asciugarsi i capelli con il peggior asciugacapelli mai congegnato dalla più folle e sadica mente umana. A Mauthausen avevano asciugacapelli che funzionavano meglio ed erano pure gratis. Quindi sì, no, niente, per favore ridatemi le piscine, per favore signor Premier Conte, tra l'altro un bellissimo uomo. Grazie. Ragazzi, adesso è in arrivo uno che con la sua barba ha sconvolto il web. Cioè, il suo pezzo sul sexting è stato censurato più e più volte da TikTok. Allora io voglio lanciare una petizione. Non tappategli la bocca. Liberate Alessandro Cappai. Ora, durante questa quarantena, le due donne con cui ho passato più tempo sono state Tokyo della Casa di Carta e mia madre.
due donne molto diverse. Una è una donna chiaramente instabile, molto emozionale, sempre pronta a cambiare i piani di tutti a suo piacimento. L'altra invece è la protagonista di una serie spagnola. Ora, ho passato molto tempo con mia madre e con mia madre abbiamo spesso delle discussioni assurde. Cioè, ad esempio, da poco era il mio compleanno e qualche giorno prima lei viene da me e mi fa: Ale, ma tu quest'anno quanti anni fai? 27 o 28? E io le dico 27. E lei mi fa: ah, ok. E l'anno scorso invece 26. Sì, ma di solito è così che funziona. Non so se... Anzi no, ora che mi ci fai pensare, ora che mi ricordo, l'anno scorso ne ho fatti 82. Ho detto, ma sì, dai, togliamoci il pensiero, ho detto, dai. 82 sono un'età difficile, ho detto, meglio affrontarli adesso che sono in forma. Pensa che figata quando ne avrò 81 e dovrò compierne 26, mamma. Pensa che figata. Mia madre è una paranoica. Da poco ha scoperto che il coronavirus rimane sul cartone. E praticamente l'altro giorno è arrivato un pacco. E praticamente adesso quando arriva un pacco, mia madre cosa fa? Lo mette in cortile a prendere aria per un giorno praticamente. Cioè, a casa mia facciamo fare la quarantena ai pacchi di Amazon praticamente. Cioè, e se entro un giorno non mostra sintomi da coronavirus, allora lo possiamo aprire. È così che funziona a casa mia. Ma la verità è che questa quarantena mi ha insegnato che io somiglio a mia madre molto più di quanto non mi piaccia ammettere. E non mi riferisco al fatto che adesso entrambi abbiamo i capelli bianchi, io per lo stress, mia madre perché le parrucchiere erano chiuse. No, mi riferisco a qualcosa di molto più profondo, cioè mi riferisco al fatto che è un po' come se mia madre si accollasse le paranoie al posto mio. Cioè, perché io in questo modo mi prendo gioco delle sue paranoie e racconto a me stesso che è lei quella paranoica, non sono io. Ma la verità è che io sono paranoico quanto lei. Cioè, la verità è che se dipendesse da me, pure se il pacco è tutto il giorno il cortile, nel momento in cui lo apro penserei: ma metti che è un pacco asintomatico, meglio chiamare l'ASL prima, così magari gli fanno il tampone. Ed è questo che vorrei dire a mia madre. Grazie mamma per avermi fatto credere che non sono io quello paranoico. Grazie mamma per esserti accollata sempre le mie paranoie. Grazie mamma. Questa mi piace, quasi quasi me la segno. Sarebbe un elogio funebre fantastico. Tanto che prima sono andato da mia madre e gli ho detto: ma come stai? E lei mi fa: tutto bene. E io: ah, peccato. La prossima comica è veramente una bellona. Ma se l'annunciassi così si accollerebbe a morte, perché una donna va elogiata per come è e non per come appare. Per cui ecco a voi quella cervellona super riflessiva di Valeria Pugeddu. Salve, sono Valeria Pugeddu. Di recente mi sono iscritta su TikTok per sentirmi più giovane e mi sono sentita il triplo più vecchia. Ci sono solo minorenni e credo che il figlio della Ferragni alzi l'età media. E ho notato che gira una challenge un po' inquietante. In pratica le ragazzine devono prendere degli auricolari e farli girare due volte attorno alla loro vita per dimostrare di essere abbastanza magre. Una cosa assurda, una cosa ridicola. Io comunque l'ho fatto e ci sono riuscita. Usando delle cuffie Bluetooth. Ma ecco, cose come questa non giovano sicuramente l'autostima delle ragazze, specialmente quelle più piccole, di età, ma anche di statura, tipo me. Ad esempio, quando una persona famosa, più che altro una donna, magari è meno magra rispetto a prima, l'internet ci tiene a diffondere delle foto mortificanti di questa persona. E questo avviene per due motivi. Uno, il fotografo è un cane e ti prende tipo quando sei così, non lo so, come un cerbiato che sta per essere investito. Oppure, la maggior parte delle volte, è una semplice questione di prospettiva. Cioè, dal basso tutto sembra più grande. Quelli che si fanno le foto al caso, questo concetto qua, l'hanno capito al volo. E sono riusciti a rompere le palle anche a Giovanna Botteri, una giornalista estremamente in gamba che semplicemente non ha voglia di tingersi i capelli e quindi li ha bianchi. Fine. Fine. E la sua risposta su internet è stata estremamente elegante, estremamente matura, ma nel profondo... Parlando di capelli bianchi, io speravo si trasformasse tipo in tempesta degli X-Men e iniziasse a mandare fulmini alle persone che la insultavano, anche se poi sarebbe dovuta tornare al lavoro per annunciare l'allerta meteo. Ma ecco, Giovanna Botteri è una giornalista. Non rientra all'interno della sua professione il doversi truccare o vestire in un certo modo. Cioè, come se io andassi da Cannavacciuolo e gli dicessi che per cucinare deve stare in giacca e cravatta. C'è da dire che se Cannavacciuolo avesse ricevuto gli stessi insulti che ha ricevuto Giovanna Botteri, probabilmente gli ortopedici italiani sarebbero milionari. E attenzione,
Io non sono per amare incondizionatamente il proprio corpo, no. Io penso che dobbiamo trattare le parti del nostro corpo come dei colleghi di lavoro. Alcuni ci piacciono di più, alcuni ci piacciono di meno, ma in qualche modo ci troviamo a collaborare, a fare ogni giorno la stessa cosa, che nel mio caso è procrastinare. E ad esempio io non sono neanche fissata con l'estetica, a me non preoccupa il fatto che usando la mascherina possiamo tutti ritrovarci con le orecchie a sventola, perché ce le ho già. Ma ecco, io non odio le mie orecchie. Io trovo un compromesso con loro, dico, ok orecchie, voi mi fate sembrare un folletto della Gringot, ma io nel 2006 vi ho fatto ascoltare Fumo e Cenere dei Finlay 20 volte di fila, siamo pari. Adesso, scherzi a parte, è un problema il fatto che una ragazzina possa sentirsi a disagio col proprio corpo, possa vergognarsi di se stessa e temere determinati insulti online. E secondo me il problema è proprio il web. Cioè il problema è che con la tastiera dello smartphone oppure con quella del computer scriviamo tutti in maniera molto veloce e con molta facilità. Ed ecco, secondo me, se gli hater si trovassero tipo a dover scrivere certi commenti di proprio pugno con penne e calamaglio, ritrovandosi a dipingere la miniatura della prima lettera a mo' di monaci amanuensi, cioè secondo me già alla prima G di Grassona perderebbero la voglia. Non lo so, secondo me io ho appena trovato la soluzione al cyberbullismo. Prendi appunti, Katie La Torre, per cortesia. Ok, scherzi a parte. C'è da dire che la maggior parte delle persone che lascia questo tipo di commenti non sa scrivere, figuriamoci colorare dentro i bordi. Molti dicono che il bello di Dirty Talk è che sono tutti comici giovani, grintosi, smart, col coltello fra i denti. Ovviamente il prossimo è un infiltrato. Albert Canepa. Salve, sono Albert e un paio di battute sulla fase 3 per voi. L'altro giorno mia cugina è dovuta andare al lavoro. E così, per aiutarla, ho fatto da babysitter al figlio. A un certo punto, mentre il bambino beveva, gli è caduto il bicchiere e io l'ho sgridato e ho fatto... Cazzo! Il mojito! Se c'è una cosa che odio è cambiare i pannolini, togliere la cacca. Insopportabile. Spero mi passi questa incontinenza. È da mesi che gli eventi sportivi sono quasi tutti fermi e così... Amando lo sport, ho riguardato le partite registrate e oggi, a un certo punto, stavo velocizzando un video e a quattro calciatori è venuto uno strappo. Con il coronavirus sono in tanti a parlare dei poteri forti. Io no, sono un anticomplottista. C'è chi crede che esista la stanza dei bottoni. Io invece credo che esista la stanza delle asole. In questo periodo siamo in molti a guardare i tutorial, a preparare i manicaretti fatti in casa. Anch'io. Sono giorni e giorni che riguardo Breaking Bad per capire come si fa. E ora ho un'ultima riflessione per voi. Finalmente hanno riaperto le chiese. Prima però si diceva ai fedeli che per rispettare le leggi anti-Covid bisognava incontrare Dio a casa propria. Vi faccio notare però che Dio è uno e trino, quindi è assembramento. Non va bene. Eh sì ragazzi, come molti di voi anche io mi sono innamorato di Yoko Yamada. Purtroppo però ho realizzato che sarò per sempre destinato alla friend zone, allora mi sono scervellato, ho detto ma cioè, com'è possibile rifiutare uno come me? Poi ho capito. Mentre l'Italia entrava nella fase 2, tra dubbi, perplessità e bestemmie, il Giappone il 5 maggio celebrava la festa dei bambini. Tranquilli, non è una festività cattolica, non ci sono preti invitati. Anche noi lo festeggiamo, per cui invitiamo sempre i parenti dal Giappone e dall'Italia. Praticamente più che una riunione di famiglia, sembra la cucina di un ristorante fusion. Mio padre per l'occasione prepara sempre il sushi ed è un successone. Lo zio Piero dice sempre «Ciao, ma c'è freddo?»
Beh, il 5 maggio di qualche anno fa eravamo in giardino e mio padre, dopo un'intensa sessione di karaoke con i suoi fratelli, tiene il microfono e dice: sapete perché io 40 anni fa sono venuto qui da Giappone? Sapete quella cosa che si dice dei giapponesi che non sanno reggere l'alcol perché non hanno l'enzima? È vero. Io amavo Inghilterra, ma cosa c'entra papà? Sì, Pink Floyd, we don't need no education. Insomma, dopo questo momento imbarazzante, io prendo il microfono e... sarà stato che eravamo tutti lì insieme, sarà stato perché avevo mischiato sake con ricciotto, che decido di fare coming out. E dico, c'è una cosa importante che voglio dirvi. Sono lesbica, convivo a Verona con la mia fidanzata. A quel punto la zia bresciana dice, che foso che ta sei nasceto e sei bello. Che significa, ma come mai che sei una ragazza tanto carina? Scusa zia, perché secondo te le lesbiche sono tutte dei camionisti? Sì. E la zia giapponese, impossibile, tu da piccola guardavi sempre cartoni animati da femmina, sempre Sailor Moon. Appunto, Sailor Moon. E suo marito, io sapevo perché Yoko sempre piaciuto wasabi. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra che uno piaccia il wasabi? E a quel punto si alza lo zio Piero, mi prende il microfono e fa, anche a me non so da far, anche a me sono lesbica. Ma cosa stai dicendo zio? Ciao, anche a me mi piace Amona. Insomma, in tutto questo casino mi rendo conto che mio padre non si è ancora espresso, per cui lo prendo da parte e gli faccio, papà, ma tu cosa ne pensi? E lui mi fa, io già ti ho mai raccontato storia di ciclo di luna? Ciclo di luna, certo, tu devi sapere che luna è molto timida, molto riservata, però ogni notte fa piccolo passo per mostrarsi. C'è un giorno alla fine di suo ciclo in cui si mostra nella sua bellezza e brilla nel cielo buio. Ma papà, intendi che io sono come la luna e che quindi ora che ho fatto coming out non farò che brillare? No, intendo dire che due ragazze che hanno ciclo stesso giorno, grande casino. Avete visto che bello hanno riaperto i drive-in? No, è che, boh, tutti noi abbiamo il nostro modo per dimenticarci che i teatri sono chiusi, che i cinema sono chiusi. Se vi posso dare un consiglio, secondo me il migliore è collegarvi ai nostri social, Facebook, Instagram e TikTok. Noi intanto andiamo avanti che ci ferma nessuno.